Ok ragazzi, ciao, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo e facciamo un veloce unboxing di Samsung Galaxy M23 versione 5G. In questa scatola c'è la versione 128 giga, che ovviamente dispone di 4 giga di RAM. Comunque adesso andiamo ad approfondire un po' tutto, soprattutto che cosa c'è nella scatola, appunto un veloce unboxing. Non mi dilungherò troppo in parlare del telefono, più che altro perché ormai ne hanno già parlato tutti. Detto questo, passiamo al Cominciamo col video. dire che Samsung M23 è uno smartphone ovviamente Android di casa Samsung, la casa coreana, con un touchscreen di 6.6, quindi in orizzontale così. Detto questo, non andiamo su un altro di gamma, sappiamo benissimo che andiamo a comprare un telefono che magari va bene per i ragazzi, per chi si approccia, ma la caratteristica interessante è che ha già il 5G. Quindi verificate anche se vale la pena del link che ho messo in descrizione su Amazon per un acquisto, per un eventuale acquisto. Detto questo, passiamo a vedere due caratteristiche e il Quindi, telefono. Aprendo la scatola, non si apre più da sopra, ma si sfila, come vi avevo già fatto vedere. Apriamo il pacchettino e si trovano pronti via l'alimentatore, che è un Type-C con Type-C anche dall'altra parte, che vi obbligherà a comprare una spina se non ne avete già una, in Type-C, quindi ovviamente. Se avete un altro alimentatore micro USB, cioè, pardon, USB Type-C, va bene anche quello, tenete quello. Niente, trovate dentro comunque la Quick Start, la guida e le varie lingue della disponibilità del telefono. Ovviamente incontrerete il telefono che mi aspettavo un po' più sottile, invece è bello spesso, il design ricorda quello di un A53, ma versione un po' più grezzina e spartana, non male, un po' spesso da questo punto di vista. Considerate che questo è un Galaxy S9 e come vedete un telefono di 4 anni fa. Ok, capite cosa voglio dire? Detto questo, accendiamo il telefono. E vediamo sotto poi troverete la clip per rimuovere la SD. Andiamo a vedere un pochino nel dettaglio le caratteristiche di questo telefono. Come vi dicevo 10 minuti fa, il touchscreen è da 6.6 pollici, che pone questo senso al vertice della sua categoria. Ok, la risoluzione è di 2408x1080 pixel. M23 non manca veramente nulla per il prezzo che ha, che costa. Ha il 5G, quindi offre anche questa cosa. Ma andiamo un po' più nel dettaglio a vedere che cosa c'è. È ovviamente un dual SIM, uno Snapdragon 750G della Qualcomm. 64 bit, 4 giga di RAM per la versione 128 giga, non so per le altre, ma credo che esista solo questa versione. Espandibile fino a 1,24 TB, quindi con micro SD, e la risoluzione dello schermo è da 1080x2408 pixel. La densità del pixel, quindi, è di 400 ppi, non è un OLED ma un TFT LCD, quindi retroilluminato. Questa cosa può essere vista male perché un OLED ovviamente offre una definizione più bella e il nero è più nero, ma sicuramente se vi cade il telefono e rompete il display, visto che questo è il mio lavoro principale, risparmierete da questo punto di vista. Fotocamera posteriore 50 megapixel più 8 più 2, risoluzione delle fotocamere 8165 x 6124. Detto questo, prendiamo la frontale che è qui,
che è 8 megapixel f.2.2, regista video in full HD, ok? 30 fps, fotocamera frontale, quindi questa sempre in full HD 30 fps, non cambia niente. O come vi ho già detto, il connettore è un Type-C, ha ancora la possibilità di mettere le cuffie con il jack delle cuffie, che può essere anche una cosa interessante. L'ultima cosa che vi dico, che secondo me è importante, è una batteria da 5000 mAh, quindi la durata dovrebbe essere ottima. Quindi, per concludere, Galaxy M23 nella sua versione 5G. In realtà io non so se esiste anche una versione 4G, comunque è un telefono degno di nota per il prezzo che costa. È un telefono che potrebbe la mamma o il papà comprarvelo, soprattutto se siete stati promossi. Le fotografie sono buone per il prezzo che costa, ovviamente non è un top di gamma, ma se avevate i soldi per comprarvi un top di gamma non eravate qui a guardare questo video. Quindi, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale e lasciate un like. Ciao, scrivete nei commenti cosa ne pensate.